Eccomi qua, benvenuti a tutti amici telespettatori, è una festa veramente speciale. Oggi infatti sono venuta personalmente a conoscere questo mondo fashion dei più piccoli. Non c'è la nostra Francesca che di solito curava questo spazio e che salutiamo tantissimo. Sono voluta venire io perché è veramente una giornata speciale. Peter Pan incontra il mondo delle fate, più precisamente il giardino delle fate. Questa è infatti l'occasione per conoscere tutta la moda, quindi la tendenza e la grande eleganza per le cerimonie dei nostri bimbi. E quindi Peter Pan ha unito le forze insieme al Giardino delle Fate per creare una splendida sfilata per il bimbo e per la bimba e vivere quindi con eleganza, moda e tendenza queste giornate, le giornate più preziose per loro e per tutta la famiglia. Scopriamolo insieme! Ha un'atmosfera meravigliosa, divertimento, gioco, ma soprattutto grande eleganza, grande charme, perché siamo qui appunto, Peter Pan incontra il magico mondo delle fiabe proprio per regalare ai nostri bimbi anche nei giorni più importanti come le cerimonie, eleganza e attenzione alle tendenze. Sì, è vero. Infatti abbiamo presentato, diciamo, la cerimonia più colorata, la prima parte, diciamo, di questi bambini dove insomma c'è il colore, quest'anno insomma va tanto di moda, e poi una cerimonia, chi vuole una cerimonia un pochino più elegante, più solenne, nel bianco chiaramente e con diciamo gli accessori poi dopo adeguati. Un grazie anche al Giardino delle Fate che ci ha permesso di fare tutte queste corone ai bimbi, tutte abbellire diciamo i nostri abiti, e loro si sono divertiti e speriamo anche insomma. Sicuramente, abbiamo visto anche tante eleganze dalle più piccole appunto anche a qualche ragazzino un po' più grande. Ecco, abbiamo visto in particolare anche colore molto giallo limone, che è un bel colore molto bello, molto di tendenza. Quest'anno vanno molto i colori, il giallo, l'arancio, i verdi, diciamo che il giallo è diciamo un attimino un colore che si avvicina di più alla cerimonia. Però quest'anno tanto colore per fortuna. E per quanto riguarda tessuti abbiamo visto anche molto pizzo, sangallo. Pizzo macramè, come poi dopo diciamo anche nella donna. Se uno va, guarda le collezioni di questa primavera estate 2013, anche per la donna, tanto pizzo, sangallo, macramè, tutti questi tessuti molto pregiati. Quindi un abito anche semplice come modello, però arricchito dal tessuto. Infine una battuta per ci ha raggiunto anche la splendida sposa con il piccolo testimonial. Bene, perché volevo dire un'ultima battuta sulla moda del bimbo, del maschietto, perché abbiamo visto delle cose splendide. Maschietto, che di solito tutte le mamme che vengono in negozio dicono: ma per le bambine ci sono più cose. Ma non è vero, ci sono anche tante belle cose per i maschietti, dalla salopette al bermuda al pantalone lungo, il pantalone un pochino più diciamo rimettibile, oppure il pantalone elegante, diciamo più importante, la giacca che è più elegante, il cardigan, il gilet, tantissime soluzioni. E sempre la tendenza, anche la riga, che è una tendenza fortissima, e ne ho visto tanto in completini splendidi. Sì, anche la riga più grossa, più piccola, insomma anche per i maschietti c'è veramente da sbizzarrirsi. È stato un pomeriggio eccezionale, ma le sorprese non sono finite perché ci vediamo al prossimo appuntamento. Senz'altro, ancora alla prossima, vi aspettiamo. Ciao!